Lo stambecco è senza dubbio uno degli animali più conosciuti delle Alpi, un vero e proprio simbolo dell'alta montagna. Dopo aver rischiato l'estinzione, ha ripopolato buona parte della catena alpina, grazie alla protezione e ad una serie di reintroduzioni. Una di queste, coronata da un ottimo successo, avvenne nel 1987, nel parco naturale della Val Troncea, oggi gestito dalle aree protette delle Alpi Cozie. Nessun animale, meglio dello stambecco, potrà quindi farci da guida per conoscere il parco della Val Troncea nel corso delle stagioni. È il mese di ottobre e in Val Troncea è caduta la prima neve sui monti, creando un suggestivo contrasto con i larici dorati. Intanto gli stambecchi hanno mutato il mantello, assumendo il tipico abito invernale, più scuro e più fitto, che li proteggerà dal freddo imminente. Anche altri animali del parco all'inizio dell'autunno cambiano di abito. L'ermellino diventa bianco, allo scopo di mimetizzarsi meglio con l'ambiente innevato. Un adattamento simile avviene nella pernice bianca, che muta il piumaggio con il sopraggiungere della stagione fredda. Anche la lepre variabile cambia di colore nel corso delle stagioni. Ovviamente il passaggio da una colorazione all'altra è graduale, come possiamo notare osservando questa caratteristica specie in abito primaverile, estivo, autunnale e invernale. L'inverno in montagna è lungo e rigido, specialmente in una valle esposta a nord, come la Val Troncea. Eppure, proprio nelle corte e fredde giornate di dicembre, gli stambecchi vivono il periodo degli amori. Le Ma l'inverno è ancora molto lungo e nuova neve si accumula sulla vecchia, mettendo a dura prova la sopravvivenza degli animali del parco.
Le nevicate possono proseguire anche in primavera, fino al mese di maggio, e i fiocchi di neve accompagnano talvolta le parate dei fagiani di monte, chiamati anche galli forcello. Nel parco della Val Troncea, come nelle altre aree protette montane delle Alpi Cozie, sono presenti altre due specie di galliformi alpini, la coturnice e la pernice bianca. Il parco dispone di una lunga e accurata serie di censimenti, effettuati in diverse stagioni dell'anno e con differenti metodologie, in modo da monitorare l'entità delle popolazioni e il successo riproduttivo di queste tre specie. La ricerca scientifica, grazie anche al finanziamento di progetti europei, permette una miglior conoscenza indispensabile per migliorare azioni di conservazione, divulgazione e sensibilizzazione. Nel complesso, anche grazie alle iniziative di protezione del parco, l'andamento demografico di queste specie, pur con delle forti oscillazioni, non sembra in marcato calo. Più critica invece è la situazione della pernice bianca, in aree marginali del suo areale, a causa del riscaldamento globale, che riduce l'ambiente idoneo a questa specie. La sorveglianza dell'area protetta è garantita dai guardiaparco, che svolgono molte altre mansioni, come rilievi nivometrici, in modo da contribuire alla sicurezza di chi frequenta la montagna. Lo scopo dei parchi delle Alpi Cozie non è solo la protezione dell'ambiente, ma anche la promozione, in tutte le stagioni, di una fruizione sostenibile che rappresenta una rilevante risorsa economica per le comunità locali. In quest'ottica, il centro visita del Parco della Valtroncea, situato a Pragelato, è un importante punto di riferimento per l'attività informativa, didattica e culturale verso tutti i fruitori della montagna. Ritorniamo ora agli stambecchi che troviamo mentre mangiano l'erba appena spuntata, oppure mentre sono intenti a giocare, un'attività piuttosto frequente, soprattutto tra i giovani maschi. La primavera è una stagione bellissima in Valtroncea, sia per l'abbondanza di acqua, sia per le ricche fioriture. Alcuni fiori spiccano non solo per la loro bellezza, ma anche per il valore naturalistico, come la stupenda Aquilegia alpina, specie di interesse comunitario. Più piccola, ma ancora più rara, è la cortusa di Mattioli, presente in luoghi umidi e ombrosi di poche località delle Alpi. Di particolare interesse naturalistico sono anche alcune specie di campanule, come la campanula alpestre e la campanula del Moncenisio. Quest'ultima rappresenta un tipico esempio di endemismo estremo,
in quanto è presente solo in un territorio limitato a cavallo tra Italia e Francia. Tra gli ambienti più interessanti del parco figurano le formazioni igrofile di moschi calcarizzanti, considerate di interesse comunitario. L'abbondanza di acque della Valtroncea è senz'altro uno degli aspetti più evidenti e più spettacolari di quest'area protetta. E favorisce anche la vita di vari animali, come la rana temporaria che si raduna in primavera nei laghi e nelle piccole pozze per accoppiarsi e per deporre le uova. Invece nelle acque del torrente Chisone vive la trota fario, presente come un'entità zoologica probabilmente autoctona delle Alpi occidentali, in particolare Cozie e Marittime. Un altro ospite delle acque mosse è il merlo acquaiolo, un caratteristico passeriforme abilissimo nel cacciare sott'acqua gli invertebrati di cui si nutre. Lasciamo ora le sponde del torrente per inoltrarci nel bosco, un altro ambiente di grande importanza naturalistica. L'albero prevalente è il larice, ma è presente anche il pino uncinato, una specie non comune sulle Alpi. Nel bosco vivono numerosi passeriformi e vari piccoli mammiferi, tra i quali il caratteristico topo quercino, un parente del più conosciuto ghiro. Questa piccola fauna rappresenta la base della catena alimentare per vari predatori forestali, come la civetta nana, e la civetta capogrosso. Quest'ultima frequenta sovente le apposite cassette nido, posizionate dal parco per favorirne la nidificazione. Sulle spettacolari pareti rocciose che dominano la Valtroncea, nidifica un altro interessante rapace notturno, il grande e maestoso gufo reale. Gli escursionisti più fortunati possono osservare il picchio muraiolo, uno straordinario passeriforme che si arrampica con sorprendente leggerezza. Nello stesso ambiente si riproducono il gracchio corallino e il ben noto gracchio alpino. Nel parco vivono anche animali molto più difficili da osservare, tra i quali varie specie di pipistrelli e rari rettili, come la lucertola vivipara, che contribuiscono alla ricchezza della biodiversità dell'area protetta. Siamo giunti all'inizio di luglio e gli stambecchi sono saliti alle quote più alte alla ricerca del fresco e dell'erba migliore.
Nel frattempo le femmine hanno partorito e a turno sorvegliano i piccoli. Uno dei posti migliori per osservare gli stambecchi d'estate si trova proprio vicino alle famose miniere del Bet, situate poco sotto l'omonimo colle. Qui lavoravano tutto l'anno molti minatori per estrarre la pirite cupifera da cui si ricava il rame. Purtroppo queste miniere sono famose per una immane tragedia. Il 19 aprile del 1904, un'enorme valanga staccatasi dalle pendici del monte Ginivert travolse e uccise 81 minatori mentre erano in cammino per tornare in paese. Oltre che sull'estrazione mineraria, l'economia della valle si basava sull'agricoltura e sulla pastorizia, quest'ultima ancora attiva al giorno d'oggi. La risorsa principale è diventata però il turismo, favorito dalla presenza di una buona rete di sentieri e da vari rifugi e bivacchi. Gli escursionisti che frequentano l'alta montagna hanno l'opportunità di osservare, oltre agli stambecchi, anche altri animali come i camosci, le marmotte e varie specie di passeriformi. C'è però anche l'importante fauna minore, che pur sfuggendo solitamente agli occhi dei turisti, rappresenta un fondamentale fattore di biodiversità. La ricchezza di invertebrati è davvero sorprendente, sia per il numero e la varietà, sia per la presenza di specie di elevato valore naturalistico. Ecco qualche esempio. Nel parco della Val Troncea vivono tre lepidotteri del genere Parnassius, tra cui l'apollo, inserito nelle direttive europee in quanto specie di interesse comunitario. E anche altre specie di farfalle rivestono una particolare importanza naturalistica per la loro rarità. Ancora più rilevante è la presenza di alcuni carabidi endemici, che vivono soltanto in un piccolo areale di alta montagna, in gran parte incluso nei parchi delle Alpi Cozie. Questi coleotteri predano un altro straordinario animale specializzato nella vita in ambienti estremi di alta montagna, la chiocciola Chilostoma glacialis. Il parco protegge quindi non solo lo stambecco e le specie più appariscenti, ma anche tutto l'ambiente con la sua ricca e preziosa biodiversità. E nel contempo favorisce una fruizione sostenibile di questo stupendo angolo delle Alpi.